Ecco, iniziamo. Scalinate. All'inizio della scala abbiamo visto l'ascensore per le carrozzine. Ah, già, giusto. Perché andiamo autobus giusto. Andare da casa, capito? Sì, perché siamo vicino al bivio delle strade, una che porta a casa, una verso Adler. Quindi posso dire abbattimento delle barriere architettoniche per i disabili al 100%. Se non c'è uno scivolo, le carrozzine, c'è una chiamata per il personale. Anche qui scale e il famoso scivolo. Ecco. Bene. Attendiamo il microautobus. Vediamoci il parco macchine circolanti. C'è un autobus che non si è fermato. Evidentemente era evitato. Deve essere un bar qualcosa, non lo so. Come vediamo, Mercedes, Hyundai, Renault, Toyota, poche Ziguli. Magari da qualche parte della Russia, in qualche città meno turistica, più piccolina, molto brava, probabilmente troveremo più Zigodi, Lada Niva, Watts Hunter, Watts 469. Va bene. Come vedete, gli autobus sono di passaggio continuamente, non sono orari prefissati, quindi vuol dire proprio mal che vada, aspetti 5 minuti. Ecco, vediamo se è questo. No. Quindi il trasporto pubblico è abbastanza rapido.
poi dipende dalle strade. E anche questo. Bene. Direi per essere un paese dell'est, un parco macchine. Oh, ecco qui, la Watts, un parco macchine moderno. Ok, l'autobus c'è, pacà pacà.